Una buona serata, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi ci occuperemo di un tema un po' particolare, ma piuttosto importante. Parleremo di camminate, parleremo di trekking, parleremo insomma di come riusciamo in qualche modo a fruire della nostra montagna, anche quella più dolce che sta nella nostra provincia di Firenze, da Montemorello in poi. Dico Montemorello perché parleremo del territorio di Sesto Fiorentino in modo particolare, ma lo faremo a partire da un progetto che si chiama I Cammini dell'Acqua, è un progetto promosso da Publiacqua che insieme ovviamente alle amministrazioni locali, dà nuova linfa, soprattutto riesce a fornire delle informazioni importanti e anche degli itinerari a tutti quelle persone che si vogliono apprestare appunto a fare trekking e anche in prossimità dei corsi d'acqua e dei nostri fiumi, anche quelli che magari un tempo c'erano e che oggi non ci sono più perché purtroppo abbiamo una situazione anche a livello idrico non sempre semplicissima. Parleremo di tutto questo, ma è uno spunto poi per cercare di ampliare il ragionamento con due graditi ospiti. Allora, mi fa piacere intanto avere in studio l'assessore di Sesto Fiorentino, assessore all'ambiente, Beatrice Corsi, grazie per essere con noi. E Sera. un saluto anche a Andrea Giorgetti del CAI di Sesto Fiorentino. Buonasera. Buonasera. Allora, facciamo così, vediamo subito il video introduttivo, questo è quello realizzato da Publiacqua, per fare un po' il quadro, per capire un po' di che cosa stiamo parlando, poi torniamo in studio. Vediamo. Allora, questo è un po' il quadro, la cornice di quello di cui parliamo oggi. Prima parola vorrei darla a Beatrice Corsi. Intanto, come avete accolto, diciamo, dal punto di vista anche dell'amministrazione, un progetto di questo tipo, un bando, via, perché di questo si sta parlando? Assolutamente in maniera positiva, noi non possiamo essere che contenti e orgogliosi che sul nostro territorio abbiano vinto due progetti importantissimi di valorizzazione chiaramente del territorio che mettono al centro da una parte la risorsa di vita per eccellenza che è appunto l'acqua, ma dall'altra anche un concetto di mobilità dolce, di turismo lento, di riscoperta dei territori. Mi piace sempre parlare di questo tipo di escursionismo perché in qualche modo è una bella metafora di una società ideale, no? Se ci pensiamo, si cammina nei sentieri di Morello, vicino appunto alla fonte di vita che è appunto l'acqua, ognuno al suo passo, insieme, in gruppo, ma per arrivare tutti in qualche modo ad un traguardo, quindi ognuno con la sua velocità, ma insieme per un obiettivo comune. Una metafora politica, anche, diciamo Diciamo così. anche politica, sì. Senta Giorgetti, poi dopo vedremo anche, abbiamo anche un paio di video, vedremo insomma nel dettaglio ciò che è stato fatto, i progetti di cui parlava anche Corsi nel territorio di Sesto Fiorentino, prima però anche da rappresentante del CAI, no? Non soltanto di quella città. Qui c'è, diciamo, mi viene in mente un po' una soluzione che funziona, quella in cui si tiene insieme da una parte un bando, in questo caso di Publiacqua, dall'altra un'amministrazione lo recepisce e poi ci sono gli attori del territorio, in questo caso di chi si occupa soprattutto di trekking e di mobilità dolce che appunto lo portano sul territorio. Insomma, c'è una sinergia, mi pare che funzioni e abbia funzionato. Questo a 360 gradi, poi arriveremo sul Sesto. Funziona soprattutto perché in questa maniera sono arrivati fondi e risorse, Certo, che perché sono quelli che servono è poi. bravo, si sa benissimo, cioè l'amministrazione comunale più o meno ci si interfaccia da anni, ma riuscire a trovare i soldi è sempre abbastanza difficile, quindi è stata una grossa opportunità. Fortunatamente noi con l'attività che si svolge da oltre 40 anni su Montemorello, la rete è già una rete abbastanza ampia di 120 km, manutenere 120 km di sentieri a Morello con soltanto
con l'utilizzo di volontari è un impegno grossissimo. E noi appunto già in passato si è avuto fortuna appunto con alcuni finanziamenti di riuscire a mettere in pratica la realizzazione anche di nuovi percorsi, oltre al fatto della manutenzione della rete esistente. E questo non è poco, perché molto spesso ci sono sempre lamentele da parte degli escursionisti, degli trekkinghisti che vanno a Morello perché magari il sentiero è chiuso, perché ci sono problemi, perché non è, il percorso non è agevole. Quindi noi anche in questo caso, grazie all'utilizzo di una cooperativa sociale lì sul Sesto Fiorentino, la cooperativa La Fonte, e con l'utilizzo appunto di personale di disabili che lavorano lì, ecco, siamo sempre riusciti a mantenere sia la rete esistente, anche a realizzare per appunto anche questi ultimi due percorsi su Morello. Sì, infatti ci arriviamo subito, poi dopo amplieremo un po' il ragionamento, voglio sentire anche la corsa, alcune strategie diciamo un pochino più di largo respiro, però visto che venivano citati appunto questi due progetti, sono due anelli di fatto, di sentieri che sono l'anello delle Fonti e l'anello della Zambra. Allora, siccome ci sono dei video che ci spiegano bene quali sono i percorsi, ma soprattutto insomma ci fanno capire un pochino che cosa uno può effettivamente trovare quando va a camminare su questi sentieri, guardiamo il primo, è il numero 3, che parla proprio dell'anello delle Fonti, vediamo. Monte Morello è un territorio ricchissimo di storia legata all'acqua. Qui nascevano gli acquedotti verso Firenze, qui nascevano gli acquedotti che hanno alimentato per tanti anni la manifattura Ginori, famosissima in Europa per la produzione di ceramiche e porcellane. Questo territorio è stato antropizzato dall'uomo grazie all'acqua. Purtroppo l'alta velocità ha lasciato un segno, una cicatrice pesante, soprattutto sul versante del torrente Zambra. Noi abbiamo pensato, il CAI e la Fonte, in qualche modo di intervenire per dare maggiore fruibilità alla conoscenza di questi percorsi. Abbiamo creato quindi due anelli, uno lungo 14 km che tocca tutte le principali fonti storiche di Monte Morello. Un altro più breve, 4 km, che invece è un anello storico-culturale legato al torrente Zambra e alla storia della sua acqua. Nel percorso di valorizzazione del territorio abbiamo trovato il sostegno di Publiacqua con questo progetto dei cammini dell'acqua, dove si è inserito perfettamente questo nostro lavoro. Siamo molto contenti e soddisfatti di aver potuto partecipare a questo progetto di Publiacqua, i cammini dell'acqua, insieme e in collaborazione con il CAI di Sesto Fiorentino per la realizzazione di questo importante progetto che ha diversi aspetti positivi per noi. Il potere impiegare le persone che sono inserite nel nostro progetto, quindi i nostri 27 ragazzi disabili che ogni giorno frequentano il nostro diurno, il nostro residenziale, e con i quali abbiamo effettuato tutta una serie di lavori sia di preparazione per il sentiero sia dell'impiantistica, della cartellonistica e quindi poi lo sfalcio dell'erba, e tutto quanto è stato necessario per poter mettere in condizioni le persone di usufruire di questo bellissimo progetto. Allora, riparto da Giorgetti, rapidissimo, che percorso è questo delle Fonti? Perché poi dopo sulla Zambra abbiamo anche un altro il video. Il percorso delle Fonti tocca le fonti principali appunto di Morello, nel versante, cioè sud, quello di Sesto, e quindi appunto la Fonte dei Seppi, la Fonte di Morello, la Fonte di Vecciolino, che sono sempre le fonti storiche, certo, conosciute e amate da se stessi, perché fino a poco tempo fa, cioè è ancora... La gente va alle fonti a approvvigionarsi dell'acqua, anche se è acqua definita non potabile. Comunque ci vanno sempre. Questi sono percorsi più o meno, ecco, che in parte ricalcano la rete dei sentieri del CAI, in altre parti passano su nuovi percorsi, nuovi tracciati. Comunque sono percorsi fruibili da tutti. Accessibili, no? Diciamo. Questo sia il discorso anche appunto della Zambra, come diceva appunto l'assessora. Sono importanti soprattutto per avvicinare tantissime persone che di solito a Morello non andavano, e ora dopo il Covid veramente c'è stato un grosso sviluppo, e soprattutto ragazzi, perché ragazzi e bambini
dall'acqua sono particolarmente attratti. Sì. Tu li puoi portare, cioè, ci vanno tranquillamente, li puoi far giocare sul fiume, certo. Sono cose belle, no? Magari vedono il girino, vedono la rana, si avvicinano anche a quello, è il mondo, certo, è mondo naturale. Sì, sì. No, tra quindi l'altro... io sono, ecco, bei percorsi, fruibili a tutti. Tra l'altro, visto che citava bambini, io cito anche chi ha un cane, perché io, insomma, quando abitavo a Sesto Fiorentino ci abitavo per tanti anni, tutte le volte con il mio cane andavamo sempre su Ponte Morello, percorsi bellissimi, sì, quando c'era, sì, un corso d'acqua era il contentare primo... tutto è difficile, perché recentemente una professoressa di Calamandrei ci ha scritto, cioè ci ha mandato un vocale con WhatsApp al CAI, inorridita perché alla Fonte dei Seppi fanno fare i bagnacani nella vasca della fonte. Ci vuole un po' d'accortezza, magari ora nella fonte, esatto, bagna il cane, magari uno, ecco, può evitare. Sì, sì, cioè, però si assiste anche a questi fenomeni. Certo. Senta, Corsi, allora, su questo, al di là anche del percorso, c'è una cosa che veniva detta del servizio, secondo me molto interessante, poi alla fine... ci fa capire bene perché questo tipo di risorsa va preservata, no? Perché lì c'è la storia di corsi d'acqua che servivano, ad esempio, la manifattura a Sesto Fiorentino, che davano vita reale all'industria e alla città, e già questo di per sé è una cosa molto bella, perché insomma, certo, si ritrova un pezzo di storia che ha costruito quella città e quel territorio, e che oggi però subisce ovviamente un po' per i problemi legati alla siccità, un po' per i vari interventi antropici che sono stati fatti negli anni, cioè dell'uomo, che come spesso accade, insomma, hanno contribuito a dire lapidare un po' quella risorsa, no? Quindi ancora di più viene da pensare a un bene da preservare, sia per l'aspetto storico che per quello invece attuale, concreto. Certo, intorno all'acqua si sono create tutte le civiltà, per cui è un elemento salvifico di vita, e farlo conoscere attraverso appunto percorsi accessibili a tutti credo sia un elemento prezioso. L'elemento prezioso è questo bando, lo diceva prima strizzandomi l'occhio Andrea, effettivamente i comuni si trovano spesso con le lance spuntate a livello proprio di risorse da dare sul territorio a chi ad esempio appunto il CAI manutiene, certo. Il CAI è il custode massimo della sentieristica di Morello, e purtroppo spesso però i comuni non riescono a sostenerli come vorremmo e come si dovrebbe, per cui questa è una boccata d'ossigeno per le amministrazioni, bandi come questo. E, come dicevamo prima, le aree verdi, i parchi, Morello stesso sono diventate le nuove piazze dal periodo appunto di pandemia, post-pandemia, tuttora, spesso anche nel periodo di post-lockdown si trovavano molte persone, famiglie anche con bambini piccoli, che magari non c'erano neanche mai stati o stati tanto tempo prima a Morello. Per cui l'idea di aver strutturato dei percorsi modulabili, appunto entrambi i percorsi sono comunque modulabili e fruibili da tutti, credo sia un elemento di estremo pregio, ecco, di questo lavoro che è stato fatto sul territorio. Sì, anche molto ad attualità, diciamo, visto che effettivamente sono cambiate un po' le usi e costumi anche della società. Sì, a causa del Covid. Allora, vediamo anche il secondo video, questo sì, è un focus un pochino più preciso sull'altro anello, che è l'anello della Zambra. Vediamo. Siamo nella parte più a monte del percorso dell'anello dello Zambra. Qui nel 1800 nasceva l'acquedotto che avrebbe alimentato, grazie alla sorgente giallina, la nascita del torrente Zambra, avrebbe alimentato la manifattura Ginori per tutte quelle che erano le attività di fattoria e le attività manifatturiere. Un lungo condotto costruito in pietra portava l'acqua prima con una leggera pendenza e poi giù per il viottolone Ginori fino alla manifattura. Addirittura quest'acqua serviva per alimentare la centrale idroelettrica che per tanti anni ha permesso le lavorazioni della manifattura Ginori. Adesso è in disuso, in gran parte rovinata. Con questo progetto, grazie a Publiacqua, ai Cammini dell'Acqua, abbiamo cercato di ripristinare in parte quantomeno la conoscenza storica di questo territorio, per poi arrivare chissà domani ad un recupero anche fisico di quella che era tutta la parte idrogeologica.
Senta Giorgetti, che cosa troviamo su questi sentieri quando si percorrono, soprattutto in sentieri come questo, ad esempio, che non sono soltanto il viottolo nel bosco, ma poi si incontrano opere, strutture che hanno a che fare con il nostro passato? Il sentiero dello Zambra, cioè, ha grossissime anche valenze artistiche, perché abbiamo visto nel servizio precedente, cioè la cappella di Carmignanello, che è bellissima, in prossimità della Villa Ginori lì di Carmignanello. Poi ovviamente c'è il discorso di tutto il parco della Villa Ginori, la nuova Villa Ginori lì di Colonnata, e poi non dimentichiamo che lo Zambra è il fiume dei morti degli Etruschi. Lungo il percorso ci sono resti di necropoli etrusche, quindi anche questo è un grossissimo valore, che li introducono poi ad altri due monumenti di grosso rilievo etrusco a Sestoli e a Quinto, perché c'è la tomba etrusca e la Montagnola. Quindi c'è i collegamenti storici sicuramente. Sull'altro versante delle fonti è più discorso antropico e contadino. Qui invece è proprio anche proprio lo sviluppo di tutta la civiltà nostra se stesse, cioè dagli Etruschi ai tempi nostri. E sono percorsi appunto facili. Lì tra l'altro alla fine, alla Fonte Giallina, quella che diceva appunto Maggi, che è la sorgente che portava l'acqua alla Villa Ginori, per esempio, come curiosità, c'è un presepio nella roccia, ed è molto bello, che è sempre lì tutto l'anno. Per cui ecco, se stessi l'abitue lo conosce, però magari sono cose che poi anche altri possano arrivare a conoscere. Esatto, perché come visto che dicevamo, no, che è una disciplina quella del trekking, ma in realtà quello di stare all'aria aperta, insomma, che ha avuto una nuova vita, diciamo così, una nuova fortuna dopo il Covid, come sta andando da quel punto di vista? Ora lei non si occupa propriamente di turismo, però mi farebbe piacere capire se la montagna fiorentina, perché Ponte Morello è la montagna di Firenze, ha effettivamente una pilla anche fuori dai confini del comune Sesto Fiorentino. Assolutamente, noi sappiamo che molte famiglie nel fine settimana soprattutto si avvicinano al Monte Morello. Tra l'altro, ora io non posso spifferare troppo, diciamo, prossimi progetti, però... No, prego, qui si può dire tutto. Poi il sindaco mi tira le orecchie perché è un progetto insomma a cui stiamo lavorando, proprio di promozione e di valorizzazione della collina, chiaramente appoggiandoci alle realtà del territorio che conoscono bene questa nostra grande risorsa verde che abbiamo e che fa in qualche modo da cappello a un'area comunque inquinata, fortemente antropizzata, e che quindi davvero dobbiamo preservare, e per preservare dobbiamo conoscere e far conoscere, perché se le famiglie, se un sempre più vasto pubblico si avvicina a questi luoghi, ne parlava prima Andrea, non può che rimanerne incantato e quindi affezionarsi al nostro monte che tanto ci dà. Sì, perché poi alla fine, Giorgetti, succede questo, no? Che anche il destino, come dire, di una montagna, anche insomma, una montagna tutto sommato piccola come Monte Morello, è altalenante, no? Negli anni, ovviamente nella storia, la montagna ha visto qualcosa di complicato e doveva essere valicato, poi la risorsa però idrica è molto importante, poi già oggi, come dire, in un territorio molto urbanizzato è diventato complicato gestirla. A me viene in mente sempre, quando parlo di Monte Morello, l'aeroporto, perché con le polemiche, oggi non la voglio aprire questo tema, ve lo dico subito, non ne parleremo, però la pista, l'aeroporto, gli aerei devono fare il giro, si avvicinano troppo a Monte Morello, eccetera eccetera, quasi come un ostacolo. In realtà, come dire, il ruolo della montagna è anche quello che, se viene, come diceva l'assessora Corsi, ce ne riappropriamo tutti quanti, poi diventa un vero e proprio polmone fondamentale per l'area, soprattutto per un'area urbanizzata come quella di Firenze e Prato. Insomma, Monte Morello ha un ruolo, una valenza che valica poi il bando pure importante dell'acqua, di pubblica acqua e tutte le altre fruizioni che ha avuto finora. Insomma, dovrebbe essere anche qualcosa di più, forse. Sì, potrebbe essere appunto anche lo sviluppo turistico va ripreso in mano, no? Morello si viene a trovare adesso in una posizione strategica, anche per un discorso nell'ambito dei camini, no? Che ora vanno di grande moda. Cioè, verrebbe a essere un percorso di congiunzione tra due cammini, cioè il cammino
degli dèi, quello viene da Bologna a Firenze, e il cammino della lana e della seta che da Prato ritorna a Bologna. Per cui Dio Morello verrebbe proprio a essere la congiunzione naturale collinare di questi percorsi. Va valorizzata anche da un punto di vista turistico, perché qui è tempo che se ne parla con l'amministrazione. Probabilmente bisogna arrivare a concludere un tavolo, a portare avanti un tavolo tra le tre amministrazioni comunali che giocano su Morello, cioè Vaglia, Calenzano e Sesto, perché questo va fatto uno sviluppo unitario, perché se ci si comincia a muovere ognuno per conto suo, già siamo, cioè, già risorse ce ne sono poi. Ecco. Se magari si mettono tre comuni insieme, magari perché no, con Publiacqua, anche per qua, cioè, si può, può essere interessante, no? Uno sviluppo anche turistico di questo, pensando al recupero anche del paesaggio, perché ci sono tantissimi centri abitativi contadini che su Morello, se fossero riutilizzati, porterebbero a uno sviluppo sostenibile del territorio, con un'ospitalità diffusa, che oggi è quello che ci fa fare il salto di qualità, cioè diventare recettivi, non per, nemmeno per fiorentini e basta, anche per gli stranieri. No, assolutamente. Perché tu pensa adesso a quello che è l'attrattiva del cicloescursionismo, della mountain bike, cioè aspetto va sicuramente governato, perché li sta prendendo anche troppi sopravvento, sempre come quello del cane che va a sciacquarlo alla fonte, cioè il cicloescursionista che non rispetta l'escursionista su sentieri, no? Però, però potenzialità grossissime. Sì, diciamo, va messo tutto a sistema, va tutto normato per bene, però effettivamente come le possibilità ci sono. Allora, voglio andare rapido perché non manca molto, voglio ampliare un attimo il ragionamento, ma tanto ripartiamo da questi temi. Prospettive e progetti futuri, in parte ce l'ha già accennato l'assessora Corsi, però vorrei chiederle anche dal punto, lei si occupa anche di transizione ecologica, no? Tema molto ampio e molto complesso, però dicevamo appunto, la questione, tra l'altro la questione ambientale e la questione agricola sono due deleghe di cui lei si occupa, stanno molto in legame oggi proprio per i progetti che vanno fatti sui microinvasi, sulla capillarizzazione dei corsi d'acqua. Mi pare di capire che una delle nuove frontiere è cercare di raccogliere l'acqua piovana per cercare di portarla anche all'agricoltura, laddove manca. Abbiamo avuto un'estate veramente molto complicata dal punto di vista della siccità. Dall'altra parte ridurre gli sprechi, che è un impegno di Publiacqua, ma che evidentemente il tema della transizione ecologica deve aver presente, perché sì, fare tutto per cambiare i metodi di approvvigionamento energetico eccetera eccetera, ma forse consumare meno è uno delle prime frontiere, no? Assolutamente. Sì, abbiamo dei progetti di sensibilizzazione per la cittadinanza tutta, partendo dalle scuole. Installeremo a breve dei fontanelli nelle scuole secondarie di primo grado. Questo insomma sarà fatto veramente a breve. Stiamo per inaugurare, speriamo nei prossimi mesi, un ulteriore fontanello per tutta la città, per cui da queste buone pratiche sicuramente bisogna partire. L'agricoltura sì, è sicuramente una fetta importante delle mie deleghe. Si sta riscoprendo appunto un nuovo modo di fare agricoltura, e stiamo lavorando anche lì ad un biodistretto, quindi ad aderire anche noi ad un biodistretto, con chiaramente la partecipazione del più ampio numero di aziende agricole sul territorio. Sono molte sul territorio del Sesto Fiorentino? Sono circa 25, alcune molto piccole, altre in realtà invece piuttosto importanti, e devo dire che anche la superficie, diciamo, di biologico che già abbiamo sul territorio di Sesto è piuttosto importante, si avvicina già ora alle percentuali necessarie per costituire biodistretto, per cui stiamo battendo forte su questo settore anche. Va bene, questo è anche una curiosità personale, mi interessava molto, no? Perché uno pensa sempre a Sesto Fiorentino come un polo industriale, economico molto importante, effettivamente lo è, però poi
da una parte parlando di Montemorello, dall'altra anche di questi argomenti, si capisce che non è soltanto quello, anzi il territorio è la molto vasto. La piana fiorentina ospita diverse aziende agricole del territorio molto importanti che coltivano grani antichi, per esempio, o comunque culture sicuramente particolari. Sì, tra l'altro anche questa è una nuova riscoperta, no? Un po' alle origini, insomma, si torna indietro, si va avanti tornando indietro, diciamo così, però effettivamente funziona. Tra l'altro noi oggi per parlare dei cammini dell'acqua abbiamo parlato di Sesto Fiorentino, ma in realtà è un progetto che poi appunto, essendo un bando, è stato recepito e vinto anche da altri comuni. Ci sono tanti progetti molto interessanti in tutta l'area, la zona gestita da Publiacqua. Senta Giorgetti, voglio chiederle soltanto una cosa, velocissima, da uomo del CAI, c'è una nuova vita, una nuova stagione per il trekking e, come dire, quali sono le richieste, di che cosa avete bisogno oggi? Su Morello in generale? In generale. Ma in generale il trekking ha già preso, credo, un bel avvio, un bel abbrivio da anni. Ripeto, col periodo del Covid e della pandemia sicuramente c'è stato un avvicinamento di nuova popolazione all'ambiente trekking. Vale anche per il numero di volontari, sono aumentati? No. Il volontariato è sempre, siamo sempre in crisi, perché qui di volontari attivi che manutengono Morello saranno a esagerare 8-10, prevalentemente pensionati, per cui il mondo del volontariato credo sia ampiamente in crisi, come una spinta, diciamo. Non c'è più la spinta e la propulsione che c'era in passato. Va bene, passato. Questo insomma per capire, per dirci che poi alla fine tutto questo ha senso se però esistono, come dire, delle realtà come il CAI in questo caso, ovviamente con la supervisione, l'accordo con le amministrazioni per tenere in piedi tutto questo, insomma è qualcosa che va preservato nel tempo e quindi, come dire, un appello anche perché... È una realtà che fa 160 anni, Club Alpino, no? Penso sia l'associazione più antica d'Italia ora a questo punto. Il prossimo anno, 2023, 160 anni. Insomma, quindi... E quindi l'azione del CAI è fuori, a volte si fa un pochino rabbia, si genera invidia, perché però noi, la storia è questa. Cui il ruolo del CAI ormai è assodato, cioè riconosciuto anche dall'amministrazione, ma non che si voglia... No, ma è assolutamente così. Perché ben vengano tutti, ci sono gruppi mountain bike che si vengono e si gestiscono e si attrezzano proprio i percorsi, ben venga il gruppo. No, è chiaro, ma poi però, insomma, chiunque, insomma, anche così, senza essere professionista, si avventura un po' sui sentieri di montagna. Il boom dei cammini... Ha completato, diciamo, l'offerta trekking, cioè oltre la montagna, no? Anche questo è una realtà bella. Va bene, allora ci dobbiamo fermare. Grazie mille Andrea Giorgetti per essere stato con noi. Grazie, in bocca al lupo all'assessore Beatrice Corsi. Grazie a tutti per averci seguito da casa con Telegram. Terminiamo qui, ci vediamo alla prossima puntata. Buona serata a tutti.